tutti, oggi prepariamo insieme delle zucchine al forno molto saporite e molto semplici da realizzare. Per iniziare la ricetta dobbiamo lavare bene le zucchine ed eliminare le estremità. Nel frattempo avremo messo a bollire dell'acqua in una pentola, quando questa appunto bolle la saliamo e ci tuffiamo le zucchine che abbiamo appena pulito, così intere come sono rimaste, e le lessiamo per 10 minuti. Ora le scoliamo e le facciamo raffreddare giusto 5 minuti per poterle lavorare bene con le mani. Ora fate attenzione se sono ancora calde e facilmente sono bollenti le zucchine. Le tagliamo per il verso lungo, le dividiamo a metà, come quando si fanno gratinate normalmente nella maniera classica, e andremo a scavare, ad eliminare la parte interna dove ci sono i semi, ma noi questa non la butteremo, anzi la mettiamo in un bicchiere di un frullatore perché andremo a farla diventare la farcitura delle nostre zucchine al forno. In una teglia da forno mettiamo un pochino d'olio extravergine e lo spennelliamo come volete, lo distribuite bene sul fondo in modo che le nostre zucchine non attacchino. Poi prendiamo appunto le nostre mezze zucchine, le sistemiamo bene in modo da coprire tutto il fondo della teglia. Sistemate, le andiamo a salare un pochino perché anche se hanno lessato in acqua salata non sono salate internamente. Ora prepariamo una farcitura bella saporita e ricca per riempire le nostre zucchine. Abbiamo scartato le zucchine della parte centrale dei semi e le abbiamo messe nel bicchiere di un frullatore. A questo punto le saliamo, le insaporiamo con un paio di spicchi d'aglio, ci grattugiamo del parmigiano. È meglio averlo grattugiato perché se lo mettiamo a pezzi non si distribuisce bene neanche dopo aver frullato. Poi ci mettiamo un po' di prezzemolo e ci mettiamo un po' di pane grattugiato perché questo ci servirà per assorbire l'eccessiva umidità che fa questo ripieno, visto che ci sono le zucchine. Eccolo qua, vedete, rimane molto cremoso. Con questo andiamo a riempire le cavità che abbiamo ricavato dalle nostre zucchine. Mettete questa cremina bene a coprire tutte le zucchine, tutto l'interno. Vedrete che sarà molto saporito, un po' per il parmigiano, un po' proprio per l'aglio, per tutto quello che ci abbiamo messo. Date una leggera spolverata sempre con il pane grattugiato in modo che come andremo in forno non faranno molta umidità, un filino d'olio e in forno tranquillamente una mezz'ora a 180 gradi. Dopo mezz'ora di forno le tiriamo fuori e le lasciamo leggermente intiepidire perché sono anche un po' più buone. Sono buonissime anche il giorno dopo mangiate proprio fredde. È un modo un po' diverso dalla gratinatura classica delle zucchine, così rimangono molto saporite, molto morbide e sono piaciute a tutti sinceramente. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Arrivederci!